Bene, ciao a tutti, vi do il benvenuto nel mio bagno. Non so se questo video sarà mai pubblicato perché voglio provare a fare skincare con voi. Ho pensato che magari potrebbe così tenervi compagnia oppure sapere e piacervi che sapere i prodotti che utilizzo nella mia skincare serale, anche se poi li vario molto. Vi do il benvenuto nel mio bagno e vediamo se riusciamo a portare a termine questa missione. Vi avviso che non sono una professionista, quindi probabilmente vedrete una manualità che non è corretta, vedrete dei prodotti che stratificati secondo voi non andranno bene, ma a me funzionano e va bene così. È proprio così un momento per chiacchierare insieme, visto che fa caldo, la serata, sono qua che sono completamente sudata e bagnata, caldo pazzesco, non so se anche da voi. Spero di riuscire poi a montare tagliando e facendo, vediamo insomma un po'. Questa è una prova, se fa schifo non la pubblico, ovviamente. Vi avviso anche che appena toglierò gli occhiali saremo come una serata invernale o autunnale in Val Padana, perché io non vedo assolutamente nulla con gli occhiali, vedo veramente poco e quindi vabbè, spero di riuscire a fare qualcosa di decente. Qui vedete le mie braccia rubate all'agricoltura, ma vabbè, non si può fare altrimenti. Iniziamo, così chiacchieriamo anche un po' insieme. Mamma mia, fa un caldo veramente pazzesco. Allora, il mio primo step, se io non mi trucco, mi sono dimenticata. Intanto, bene, come vi dicevo, il mio primo step, se non sono truccata, è quello di rinfrescarmi con l'acqua micellare. Sto usando quest'acqua micellare di Naturals, infatti, l'ho detto, sono senza occhiali, no? Di Natural, che all'inizio non mi era piaciuta per niente perché mi bruciava tantissimo. E non so se perché la pelle è cambiata o se si è abituata, ma ora non mi brucia più neanche sugli occhi. Quindi all'inizio l'avrei data per bocciata, infatti la stavo finendo perché non ne potevo più. Ma adesso alla fin fine non mi dispiace. Togliere tutto il caldo e il sudore della giornata, e questo è il primo step che di solito io faccio. Ora utilizzo il mio fantastico detergente che vi avevo presentato ed è Beauty of Joson, che mi aveva inviato Stylevana nel primo invio. Sapete che abbiamo uno sconto, quindi poi vi metterò sotto nell'info box sempre lo sconto, e se volete andare a fare un giro, insomma, questo è ottimo, è stupendo, veramente lo stanno provando in tanti e i pareri sono tutti meravigliosi. Quindi io vado a inumidirmi un attimo le mani. Una leggera schiumetta, ok, e poi me lo passo sul viso. Mamma mia, oggi giornata terrificante. Di solito l'ultima settimana di lavoro è sempre molto pesante, devo chiudere l'IVA, devo preparare tutte le scadenze. In più stiamo facendo trasloco perché dal 29 di agosto la maggior parte degli uffici e il magazzino sarà nel posto nuovo, mentre la contabilità, che siamo io e la mia collega, non sappiamo bene né dove saremo né dove andremo, ma non importa. Devo scendere l'acqua fredda, ma ragazzi è calda. E poi, una volta che ho, ma fatta che sembra una deficiente, ma fa niente, una volta che ho lavato la faccia, mi passo il mio pannetto inumidito per sciacquare. Io con questi pannetti
mi trovo benissimo. Sciamano perfettamente. Poi adesso bagniamo un attimo. Spero che qualcuno di voi sia qua in vacanza, che si possa vedere un po' di fresco, un po' di mare, un po' di montagna. Mi sentite? Spero di sì, vediamo. Vabbè, questa è la prima prova, poi cercherò di migliorarmi sempre che riesco a pubblicare il video. Sciacquato. Bene. Io la skin care la vario molto alla sera, è quella più ricca, diciamo, quella che mi piace di più. Adesso cerco di non farmi traballare, perché c'ho qua il cavalletto della macchina fotografica. Tampono con la mia bella salvietta di lino di dote della mia mamma che mi ha fatto. Questa l'ho ricamata punto croce io, mi sono usciti gli occhi, vedete. L'ho ricamata punto croce, ma su questo tessuto che era difficilissimo da ricamare. E adesso ci passiamo. Facciamo una bella spruzzatina di questa aloe vera La Ferme Shooting Mist 100% con aloe vera. Meraviglia. Io non riesco a stare senza mist. E stasera volevo fare la mia maschera purificante di Iepoda. Un po' che non la faccio, sono già arrivata a metà con il mio pennellino fantastico di Real Techniques, mi pare. Ok, e ne spalmo un velo sottile. Io ogni tanto guardo di là perché non vedo assolutamente nulla. Allora, io intanto mi la spalmo. Non è professional, questo video, ma vi ho fatto entrare nel mio bagno, quindi non c'è proprio nulla. Professional, un momento intimo che condivido con voi. Poi Marina, amica mia, ti prometto che ti farò vedere anche dove ho messo tutte le cose nel bagno che tu mi chiedevi. Devo solo capire come fare per girare un pezzo sulla bocca. La bocca non è il caso. Perfetto, direi che può andare anche se non vedo una cippa. Ok, adesso la facciamo agire 10 minuti e un quarto d'ora per far sì che non si secchi sulla pelle e che poi diventi difficoltoso tirarla via. Io mi spruzzo a intervalli di 4-5 minuti la The Resin, che è una mist, un'acqua idratante per pelli sensibili, assolutamente senza profumo, ottima, la trovo veramente fantastica, soprattutto quando la metto in frigo. Io vi saluto per il momento e ci diamo appuntamento tra un quarto d'ora. Ci vediamo. Rieccoci. Mi sono sciacquata dal viso la faccia. Mi sono sciacquata dal viso la maschera. Come vedete anche voi, almeno io lo noto,
faccia è molto meno arrossata. Una meraviglia, questa maschera è veramente un portento. Mamma mia, scusate. E questa contiene vitamina C. Sì, ragazzi, non vedo proprio niente. Rimettiamoci gli occhiali 2 secondi, va. Ok. Yuzu Fruit vitamina C. E se non ricordavo male, forse anche la curcuma. Potrebbe essere. Comunque, maschera fantastica. Adesso ci spruzziamo. Non contenti. Ancora un po' di mist e scelgo un tonico. Questa sera facciamo questo tonico esfoliante alla centella del Madagascar di Skin 1004. Se c'è un altro modo di dirlo, fatemelo sapere. Io generalmente non uso mai. Dischetto non mi piace perché ne spreco un sacco. Adesso in abbondanza. E poi è un mio difetto, ma mi devo sciacquare per forza sempre le mani. C'ho una faccia da mongola, praticamente. Mi dà fastidio avere qualsiasi cosa sulle mani. Allora, lasciamo assorbire e penetrare un attimo e poi la mia Essence, questa me l'aveva mandata in omaggio Elisa di Nuvole Blu, Huxley, Secret of Sahara Essence Grab Water. Spero che l'illuminazione sia decente, ma ho acceso tutte le luci possibili e immaginabili. Ora un attimino e poi scegliamo i sieri. Vediamo stasera cosa possiamo metterci. Eccoci. Allora, io seguo il metodo della skincare coreana, cioè quindi metto il siero che è più fluido fino ad arrivare a quello più denso. Poi ognuno fa un po' come vuole, come gli piace. Allora, sto utilizzando Midnight Serum di L'Oreal, che mi piace davvero tantissimo. E questo è il primo che andiamo ad applicare. Ha un profumo veramente delizioso, ha questo colorino arancione. Cioè, fare skincare senza sudare in questi giorni è veramente impossibile. Io poi non ho mai amato l'estate, ma quest'anno ancora, ancora meglio. Cioè, ancora meglio, ancora meno. Vabbè, ve l'ho detto che non sono professional, sono anche stanca. Perfetto. E mi devo sciacquare le mani. Da fastidio non piccio sui. Mi vedo rossissima. Una di quello che sono in realtà, anche diciamo che non sono certo un'acciughina. Poi, secondo siero che sto utilizzando e mi piace tantissimo è questo di Nakomi, gli alfa idrossi acidi e
questo non me lo ricordo più qual era. Allora, PH, non mi ricordo che cosa sia, ve l'avevo detto quando ve l'avevo presentato, ma non ve lo ricordo. Comunque, acido glicolico, acido mandelico e glucono, mamma mia. Gluconolactone. È un siero esfoliante che... mi piace tantissimo. Allora, questo siero lo potete sia lasciare in folla sia risciacquare. Se non siete abituati agli acidi sulla pelle del viso, io vi consiglio di sciacquarlo, perché altrimenti potrebbe essere troppo aggressivo, vi potrebbe far arrossare la pelle. La mia pelle si è abituata e quindi io non lo risciacquo e lo lascio agire tutta la notte, non mi ha mai dato nessun tipo di problema. I primi giorni che lo utilizzavo mi bruciava parecchio, ma è normale, non è che è nocivo, quindi lo lasciavo in posa 10 minuti e poi lo andavo a risciacquare. Adesso non mi fa più nessun effetto, insomma. E come ultimo siero e come booster io uso sempre l'acido ialuronico, questo è favoloso, è di Madara, c'è chi lo mette all'inizio della stratificazione dei sieri, io lo metto sempre alla fine perché mi regala, come dire, una simil pellicola che va a mantenermi tutta l'idratazione e tutte gli attivi che ho appena messo sul viso. Allora, voi non dà fastidio ogni volta che vi mettete me, cioè vi laverò le mani 70 volte ogni volta che faccio skin care. Poi, come? Ah no, vedi che mi stavo dimenticando, contorno occhi. Allora, sto utilizzando Lifting Is Serum di Nakomi. E anche questo mi piace tanto, quello di Eteria. Al momento l'ho lasciato un attimo in sospeso perché è parecchio ricco. Non so neanche se lo sto mettendo giusto, non vedo una cippa. Lo guardo nello specchio, sì, ok. Lo metto anche sulle palpebre perché questo non mi dà assolutamente fastidio, anzi sapete che dopo che ho fatto tutta la mia cura con i prodotti per le palpebre delicate e sensibili che vi ho fatto vedere in un video che poi vi metterò qui sopra, dopo 3 mesi praticamente io non ho più nessun fastidio alle palpebre. Ecco, anche se non è spalmato bene, non fa niente, qua c'è un pezzettino di rimasuglio che è quello che rimane nel biguccio del siero. E oh, mamma mia, arrivasse un bel temporalone. Va bene, ed ora crema. Sto utilizzando questa crema gel viso alla malva di Bioficina Toscana, che è favolosa, leggerissima, si assorbe subito, ne metto una bella quantità che profumo che ha, buonissimo. Sono capace né di fare massaggi né di fare tutte quelle mosse, mi piacerebbe imparare ma ci metto troppo tempo. E poi come ultimo step stasera metto questa
Maschera notte idratante alla lavanda di Essence Hello Good Stuff. Allora, è un portento, mi sta piacendo tantissimo. È una crema in gel molto molto leggera, molto molto fresca. Poi con gli estratti di lavanda. Regà, c'è qualcuno che sta ascoltando la musica. Al momento, che profumo, secondo me concilia proprio anche il sonno con la lavanda. Ne metto uno strato abbondantissimo. Ah, che buona. È rinfrescante. Molto molto fresca, anzi se poi la mettete in frigo ancora di più, questa non la lavo e me la spalmo sulle bracciotte rubate all'agricoltura. Adesso a voi sembra lucidissima anche perché sto sudando. Soffro, come dice Mili, mai Mili suda, Mili mani su, ciao Mili, se mi guardi ti saluto. Soffro tantissimo. Che meraviglia, è freschissima questa maschera, ve la consiglio. Un piccolo prezzo per un effetto strepitoso sulla pelle. Mi piace tanto. Bene. Spero di non essermi dimenticata nessuno step. Io ho fatto questo video un po' di prova. Vediamo se funziona. Se lo vedete pubblicato ha funzionato, se altrimenti no. Fatemi sapere se magari così vi interessa avere altri skincare con altri prodotti, con magari più step, e faremo poi anche quella della mattina, che è sicuramente un po' più veloce, ma non più di tanto, perché comunque io ve l'ho detto che punto la sveglia alle 6 un quarto, 6 e 20, per poter poi uscire di casa un quarto alle 8, che faccio tutte le mie cose con calma, quindi mi piace così. Va bene, spero di non essere stata troppo orrenda, di avervi tenuto un po' di compagnia in questa calda estate, in questa calda sera d'estate. Adesso vado 2 secondi da basso a vedere se ho sistemato tutto e poi vado a leggere un libro nuovo, un libro di Alessandra, sono proprio stanca, Alessia Gazzola, La ragazza del collegio, che mi è arrivato dalla biblioteca l'altro giorno. Alessia Gazzola è una delle mie scrittrici preferite e mi terrà compagnia in questa sera. Io vi saluto, vi ringrazio e spero di avervi fatto un po' di semplice e ruspante compagnia. Ciao!